La situazione sembra essere grave e drammatica, ma tutto c'è una soluzione. Sembrerebbe che siamo delle prugne, ok? Tutti delle prugne. Ma siamo delle rape. Tua madre no, siamo è una delle rapa. Prugne. Se siamo dico, dei mirtilli. Se io dico che siamo delle prugne, siamo delle prugne. Siamo tutte delle prugne prugnose. Allora, questa modalità di Roblox non sembra una modalità di Roblox. E già da qui si può capire che insomma c'è qualcosa che non va. È bellissimo, quindi è spettacolare. È bellissimo. Molto bella, praticamente dobbiamo pulire. È un cleaning simulator. Allora, dobbiamo... E ma cosa dobbiamo pulire, scusa? Allora, tu sei molto sporco, quindi è possibile pulisci che dobbiamo pulire. Subito. Dice, dobbiamo acchiappare le cose e lanciarle. No, 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 no. Anna! Che c'è? Che c'è? Secondo te puoi toccarmi le cose così tu? Scusa, cosa... Gettala, gettala via subito. Cioè, che Anna sta sento? Giocando da sola. Anna, fuori dal mio garage subito. Ma perdonami, non sapevo fosse tu. Oh, allora, adesso io pulisco. State con zitti. Che movenze voi, assurdo. Bene, così. Hai pulito. Zitto. Allora, devo capire perché non è. Ecco, per esempio. Ma stai sporcando tutte cose. Stai zitto. Allora, così. Vedi? Stai pulendo, stai pulendo. Quindi dobbiamo prendere queste pistole. No, voi dovete fare niente perché devo capire. Prima devo vedere quanto mi piace. Se mi piace molto ve lo faccio tutto da solo, voi guardate. Allora, vediamo. Allora, io te lo sto già dicendo, io ci gioco da sola quando avevo finito il video. Allora, potete prendere tutti qua. Cose? No, l'ho trovato a terra, lo sto mettendo allora, a posto. Allora, nella così non andiamo giochi. Da costa, stavi maneggiando il mio coso lì. No, no, no. La scatola dei giochi. È lì allora, io ti ho dato il permesso di maneggiarmi l'affare, Cico. No, no, non maneggio nessuna parte. Quindi non toccare, per favore, perché ci sta pistola? Collegando. Allora, poi ognuno può prendere una pistola, ma c'è non può usarla. C'è anche lo spazzolone, magari si può prendere anche lo spazzolone. Lo prendo io. Dov'è il mio spazzolone? Aspetta. È a terra. Ok. Devi asciugare per terra. Allora il giorno che mi dirai come devo fare sarà il giorno che chiacheranno gli asini. Lo spruzzo. Oh. Ho capito. Ognuno deve fare una cosa diversa. Tu vuoi lo spazzolone? Ok. Tu devi asciugare l'acqua. Loro puliscono che hanno le pistole. Ci sta mettendo tutto il cuore comunque. Spostatevi. Oh. Allora noi abbiamo lo spazzolone e loro le pistole, ok? Sì, ma poi tu non devi fare niente. Non hai capito. Devo fare io. Mi sta piacendo. Oh. Quindi oh, mi dai. Sto divertendo. Posso avere lo spruzzino? Puoi avere lo spruzzino, però non grazie. Fare. Guarda come. Oh, è bellissimo, eh. Poi da la cosa più bella. Sta spruzzando. La cosa più bella è che praticamente ci sono delle skin da sbloccare. Cioè, noi adesso siamo tutti rape, ma si può cambiare. Si può essere tipo un ananas, un pisello io secco. La fragola. Una fragola. La banana. Un cocco, una banana. Qualsiasi genere di frutta che tu possa desiderare, ecco. Però c'è un problema qui. Cioè, guarda quanto poco hai pulito. Abbiamo pulito il 3% e basta. Ma perché credo che ci sia tutta la città da pulire. Vedi, parliamo con questa albicocca. Dagli un pugno. Allora, il suo nome è Scrozzombulus Dringenbarpaton. Bene. Piacere. Puoi chiamarmi CS. Toglietevi. Ok, CS. Tu dovresti essere il nuovo pulitore, giusto? Il tuo lavoro è semplice. Prendi delle robe e pulisci. Anna, ti levi? Scusi. Oh, pulite tutto. Il futuro della Scrotto Corporation giace sulle tue spalle. Benissimo, ho capito tutte cose. Andiamo, amici, vi dico questo, io cosa dobbiamo fare. Premi subito questo. Hai lasciato lo spazzolone? No. Allora, no, non cambiamo la gravità della luna perché sarebbe un po' un problema. Voglio prenderlo, dai. Sì, zitti. Questo è creare la tua cassetta, non ci interessa. Questo è la corporazione. Non è più uno spazzolone. Oh, posso vedere in terza persona che è molto brutta come cosa. È orribile. Qua posso mutare le cassette, non mi pare che ce ne siano. E poi, aspetta. Che ho fatto? Che succede? Che hai fatto? Niente. Vado a prendermi un altro spazzolone, lo spazzolone di che prima. Che prendo lo sciacquino. Ok. Ecco qua. Andiamo, venite, entriamo nella Brib Cotocor qua, che sicuro è pieno mamma di sporcizia. Mamma mia, e dobbiamo pulire tutto, ecco, qui, vedete? Apri. Non si può entrare? Sì, che si può, devi aprire la porta. Aprici. Aprite? Non si può aprire. Aprite, non si può sta aprire. Porta. Oh, scusa, ecco, guarda. Ma si deve aprire. Come hai fatto? Magari col pulsante per aprire. Devi buttare per terra la cosa e devi tenere la porta. Dov'è il mio spazzolino adesso? L'hai buttato via. Allora questa modalità è stata divertente per circa 3 secondi e adesso sta iniziando a farmi no, girare le palle. È bellissimo invece. La prossima volta che io sento qualcuno spruzzare senza che ci sia niente da spruzzare, io tiro una di quelle parolacce, porca miseria, mi faccio demonetizzare no, la vita. Perché okay? Tu sei un come sei una prugna pulita. Chi ha pulito per terra qua? No, non guardate me. Anna? Anna, vieni qua. E dai, finora vieni non avevo subito qua.
Chiedo perdono, non avevo pulito niente finora. Adesso tu ci guardi dal vetro mentre noi ci divertiamo. Dai, divertiamoci. Bene. Andiamo, amici. Noi altri possiamo pulire. Vieni, Cico, qua. Puliamo. Vai, succa sac, succa. Aspetta, sac, okay, fatemi spazio, però, che io devo. Pulisci anche un po' a terra, però. Sì, devo spezzolare. Asciuga, asciuga. Grande. Aspetta, qua sotto c'è una cassetta lì. Ma non prendiamola. È un segreto, bisogna metterla da qualche parte. No, che farà sicuro qualche musica molesta. Ce ne sono tantissime di cassette in giro. Oh, guarda come sono bravo nel pulire. Oh, oh. Mi chiamavano. Ma io sono bravissimo. Mi chiamavano l'Aionio, quello che non lasciava neanche una bricciolonia per terra. Perché non lo fai anche dentro casa, visto che ti piace tanto? No. Basta qui, basta qui. L'arte non si può così sfruttare ogni momento. Spostatevi, ma qui. Ma quanta roba c'è da pulire? Che casino è? Spruzzate è qui. Tutto sporco, spruzzo. Allora, questo posto è stato usato per fare una convention di terrapiattisti. C'era anche Paga. Lì c'era soprattutto Paga. Paga era questo qui giallo, vedi che lo hanno preso per il torsolo? Esatto, è perché lui era troppo rotondo, quindi gli stava sulle balle. Ha detto no, non possiamo tenerti così rotondo, sei troppo tondo. Quindi l'hanno preso a martellate in testa. Per appiattirlo tutto. Per appiattirlo, farlo diventare più terrapiattista, avete capito? La vita è così che va, certe volte. Qui c'è dell'altra acqua! Guarda, la vedo. Qui, pulisci. Aspetta, aspetta, aspetta che sto asciugando. Oh, voi potete fare, Ma che casino c'è sopra, se non l'hai visto? No, tu no, Anna, tu no. Posso prendere un altro spazzolone? Assolutamente non puoi fare niente. Guarda che qui serve. C'è dell'altra acqua, guarda quanta acqua. Sì, serve un altro spazzolone. Dai, non ce la faremo mai. Acqua. Prendiamo un altro spazzolone. All'acqua ci penso io che asciugo come... Portaci anche le bottigliette. Poi abbiamo finito le bottigliette. Ok, come un dromedario asciugo io, guarda. Dopo Sei bevendo, cioè. Sì, sì, non me ne lascio. Bevi acqua da terra? Sì, naturale. Fa vedere. Ma sopra. Fa vedere le malattie, Lion. Anche sopra è zozzo, vero? Mamma mia, c'è da lavorare, Olio. Serve acqua, portacela. Ti gomito, porci. Forza. E ve la mettete a prendere da soli l'acqua. Anna, porta tutti gli utensili dentro. E ti la cera, togli la cera, veloce. Io una mano c'ho. E porti una cosa, la molli, e poi ne prendi un'altra, la molli. Fai questo lavoro per tutta la tua vita, forza. Va bene, arrivo. Raccattare tutto lo sport. Ma quanti piani ha? 50.000 piani. Mi sto un po' arrabbiando, effettivamente, io. Infatti, se tu non l'hai visto ancora sopra, mi sa. Cioè, anche a pulire così è un po'. Ma sapete, un altro spazzolone. Sapete che vuoi. Cosa arriva in mia no, consolazione? No, non c'è uno solo di spazzolone. In cosa mia arriva? Consolazione arrivano le storie del quartiere. Sì, vale. Sono belle. Fenomenali, eccole qua. Un aggettivo per chi le ha già preordinate, Anna, veloce. È succulento. Siete succulenti se le avete già preordinate. Se non l'avete ancora fatto, avete ancora modo di essere succulenti. Però dovete chiaramente affrettarvi. Lo trovate su Amazon, le storie del quartiere, chiaramente. E anche con in alcune librerie. Con gli sticker. Se lo preordinate adesso, potete avere accesso a una pagina di sticker dentro il libro, chiaramente. E anche loro sono succulenti, proprio come voi. Metro, Alex Naus, è no, stato no. lui. No. Noi stiamo pulendo. Sa che io col papamburi ho rotto il vetro. E tu con quel sedere gigante che hai rotto il vetro. Mi butto, cosa sì, faccio? Sì. E però sotto c'è la piscina, è più bella da pulire la piscina. Bellissima da pulire la piscina. Bellissima da pulire la piscina. Andiamo a pulire la piscina? Sì, ma te ti devi dare una svegliata, Anna, Che devo fare? Io vi ho portato anche gli strumenti. Non devi nuovi. Fare niente, devi parlare in modo intelligente. Questo hai ragione, è il problema. È vero, è bellissima. Hai fatto la rima. Certo, perché sono un campione. Devi usare questo per pulire la piscina, però prendilo. Grazie, amico mio, meno male che ci siete, perché meno male, è vero. Mamma mia, guarda. Che? Ho detto parlare, non fare. No, stavo riempendo lo spruzzino. Non devi fare niente. Toh, porca miseria, mi tolgo di nuovo le gambe. Toh, anzi, ecco. Mamma mia, oh, ma poi come si fa a pulire sotto l'acqua? Con l'acqua? Ma infatti! Funziona, però fallo! T'aiuto, Lion, t'aiuto! Se aiutiamoci l'un l'altro, vai, puliamo la cacca! Sì, puliamo tutto per bene! Ma che cacca qua sotto? Ma non lo so, qualche maiale! Se mi finisce lo spruzzino, qua fuori c'è la bacinella con l'acqua pulita! Sì, vai, puliamo, amici! Vai! Puliamo, sì! Comunque è un tantinello fastidioso sto rumore dello spruzzino, Ma proprio... Infatti, ho una sfida da proporre! Io come palla, se riesco a finire nel canestro posso pulire anch'io. Scusa, ma tu a me mi ascolti o devi sempre parlare di cose che non c'entrano niente? Stavo cercando di coprire il rumore. No, non puoi! Non puoi! Perché fai così? Cosa stavo dicendo io? Che ti dà fastidio il rumore dello spruzzino e allora volevo farti fare qualcosa. E cosa c'entra? Adesso mi spieghi il nesso. Il nesso, vai! Che così, facendo un'altra cosa, non si sente il rumore dello spruzzino. Ma non dire cazzate, va, che con l'accidenti tu ci avevi pensato a sta cosa. Con l'accidenti. Davvero? Facciamo una cosa più facile, spruzzo solo io così il rumore è uno. Esatto, più facile. E non ci diamo fastidio. E noi ti incoraggiamo, vai, pulisci. Vai.
Vai, pulisci! Alex, puoi andare a controllare all'inizio per vedere la percentuale a che siamo arrivati? Va bene, non ti preoccupare, ci metto un attimo. Aspetta, ti dico io quando dirmela però, perché voglio togliere prima la cacca dal fondo della piscina, così ci prepariamo meglio. Ci metti 2 ore da solo. Altro spruzzino, my friend. Qua fuori, devi spruzzarlo qui, in questa bacinella. Non posso prendere uno dei vostri? No, è perché vuoto pure quello, guarda. Mannaggia, aspetta un po'. Ah, questa è una grande tecnologia. Sì, te l'avevo detto prima, sì. Io. Il problema è che tu l'hai detto quando non c'entrava niente, perché tu parli sempre a sproposito. Ti inizierò a chiamare Anna Sproposita, così ti impari. Ma così avevi già l'informazione pronta senza dover chiedere dove andare. Scusa, Anna Sproposita, non credo di stare parlando con te adesso. Vai a rotolare fuori dalle scatole, perché non mi... No, sono io questo, non guardarmi male. Molto bene. No, Anna Sproposita, secondo me non hai fatto un bel lavoro oggi in questo video. L'hai offesa però, l'hai offesa così. No, non mi interessa. Ti posso dire la percentuale adesso? Sì, Alex Nauz. Il 21% abbiamo pulito. 100% dobbiamo arrivare, entro oggi 100%. Non è male, è 21. Possibile. Eccola, è tornata Anna Sproposita. Però stavolta non era Sproposita, brava. Vediamo se qualcuno di questi tizi ci dà un altro strumento per pulire. No, parlano e basta, inutili. Vedo. Questo è un deficiente fatto. Ma ci deve essere qualche strumento più forte, anche perché con quello spruzzino ci metti un'ora a togliere una macchia. E poi io... Ma tu stai parlando dal bagno o è una mia impressione? Pure. No. Ma quante cose devi combinare? Tutte, ce le hanno, tutte, Anna, tutte. Com'è possibile? Ma non lo so, uffa. Forse non è vero, magari era una mia impressione. Ho trovato il tizio. Mi sa che ho trovato il tizio. Dove sei, Lion? Qui con Alex Now. Guarda lì in fondo, vedi, c'è uno molto inquietante lì in fondo. Dici che mercanteggia strumenti? Guarda lì, ci vado? Sei in un palco, stai attento. Stai attentissimo. È un po' brutto come il personaggio. Vedi questo, spruzzalo indosso se ha paura, Vediamo, Non è che mi fa vedere il pisellino. Il favore. A sorpresa, fa attento. Perché se c'è qualcuno in un parco, il pericolo è un po' quello. Che ride così poi. Con quella faccia poi. Ti parlo, eh. Vai attento. Oh, ciao ragazzino. Oh no, è finita. Non seguirlo. È finita, mi sa. Vado avanti. Chi sono non importa, quello che importa. Oh, è diventato in italiano all'improvviso. Ma è rapper pure? È pure rapper. Sì, sì, sì. Chi sono io non importa, ciò che importa è che il tuo lavoro sia in gioco. Eh? Eh? Ok, va bene. Solo questo da detto. È bello perché parla in inglese, però poi alla fine si cambia e diventa italiano, vabbè. Il futuro immediato ha problemi. Per un uomo importante era meglio in inglese. Non si capisce niente adesso. Dai un pugno. Aspetta. Ma non avere paura. Sarai in grado di sistemarti le cose se persisti. Sì, ma che vuole questo? Non lo so. Nel frattempo, perché non sistemare un paio di casini? Va bene? Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? È il misterioso tipo. Ma questo. Non ho capito niente. Cioè, però... non ti ha detto niente. Non ti ha dato niente. Bravo. Però parla mezzo inglese e mezzo italiano. E non si capisce niente lo stesso. Vabbè, forse. Aspetta, magari ci ha tipo. Ci ha aiutato. Perché ci ha spiegato bene. No, non è niente di questo. No, sì, invece ci ha spiegato bene come dobbiamo fare per pulire. Perché ci ha dato una motivazione col cuore, con il cuore per pulire. Che se non lavori perdi il lavoro. No, è che se non lavori lui ti fa vedere. Te la fa vedere di brutto. Capito, ti punisce. Scusa Lion, ma dimmi. Noi stiamo pulendo e c'è Cico che porta la immondizia in giro. E non so dove metterla, non le piace, l'avevo in mano, la butti in mezzo alla strada, cioè è qui che è il suo posto. Sei veramente un inquinatore. Immondizia? Allora dividiamoci, perché sennò non ce la facciamo più. Anna si dà una svegliata e non viene con me, perché oggi pure mi sembra mezzo addormentata e sta cosa non va bene. Quindi Anna rimane in mezzo alla strada ferma, così vabbè, si concentra. Vabbè, ci provo, sono una palla. Cico invece va a pulire il parchetto lì là, il palazzo. Vado subito, okay? Sopra il palazzo, ma guarda quanti piani con te. Faccio. E Alex viene con me, ok? Ce la facciamo, dai. Sei pronto? Questo allora, parcheggio. A proposito invece, sì. Ma non abbiamo speso un Robux o sbaglio? Infatti sta cosa mi stranisce. Ma non c'è lo shop. Ma è impossibile, cioè che modalità di Robux è? Robux è, scusa, senza un negozio. Secondo me qualcosa da comprare in giro c'è. Anna, do un incarico, dai, però stai concentrata. Sono prontissima, cosa devo fare? Ti devi fare un bel giretto della mappa e mi scopri. Vado. Se c'è qualche posto dove ci può shoppare qualcosa, magari. Ti faccio sapere appena scopro qualcosa. Qualche negozio, perché io non è che mi trattengo così tanto. Cioè, se io non ho niente da shoppare, già mi sento male un po', Mettiamo un water. Un water da shoppare, quanti robust. No, un water da pulire. Però è divertente pulire un water. Alex, ti lascio qui al parcheggio. Ok, tranquillo, pulisco io. 25%. 25%.
Siamo bravi, eh? Siamo molto bravi. Anna, dov'è il vaterino? Vieni, seguimi, qui, sì. Guardami. Come mi impallizzo, qua. Voglio impallizzarmi anch'io. Devi Anna. Doppio saltare. Opla, impallizzato. Ma perdi lo strumento. Non fa niente, Anna, portami, dov'è? Qui, 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 questa capannina blu. È veramente scagato, quindi qua sì, ci vuole. Sì, è veramente tanto. Ci penso io. Vado a prendere subito uno spruzzino spruzzoso. Questo qua è vuoto però, c'è un'acqua, eccola qua. Si può fare? Alla grande si può fare, guarda un po'. Se sei stanco qui c'è della bibita da bere. Si scioppa con i Robux per caso? No, non si scioppa. Ma allora non mi interessa, io voglio solo roba che si scioppa con i Robux. Ma questo cesso ci penso io a pulirlo, non so perché, ma mi ricorda la faccia di Chico. Ma cosa? Scusa? Perché? Mi sei impegnato più di tutti qui e mi insulti pure. No, non era un insulto, sei un bel sanitario. Cioè, grazie, no? Sono utile quindi. Sì, sì, ma anche ah, bello. Ah, sei fondamentale, oserei dire. Di brutto, cioè ti cagano in testa. Perché se non ci fossi tu come ecco faremmo? Ecco qua, qua, non devi dirlo questo. Vabbè, ma la tecnologia serve anche a cose mondane, no? Ah, quindi sono anche uno di quelli automatici. Quelli che si riscalda la tavoletta, ah, capito? Ah, di quelli negli autogrill. Quelli giapponesi anche, sì. Capito? Che ci sono tutti quelli con le lucine, no? I water giapponesi sono spettacolari. Con i led, scherzi. Bellissimi. Con i led, la sedia riscaldata, il monitor davanti. Prego, 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 no, sei un cesso di lusso. Ascoltate, stiamo a... Allora, Moon Gravity l'abbiamo tolto. C'è anche un'opzione per rendere il lavoro più difficile, ma io eviterei perché già così abbiamo difficoltà. È già abbastanza rompiscatole così. E siamo al 33%, tuttora al 30%. Sto 33% però... Mi sta un po'... Almeno 50, dai, corri, pulisci veloce, questo è lo scopo. Cioè, ma tutto da pulire e tutto sto grattacielo, cioè, è tutto lì la spazzatura. E io sto facendo da solo, immagina, cioè. Alex, com'è il parcheggio? Io ho finito di pulire le macchine, però mi serve tipo uno spazzolone. Allora, Anna, vai da Alex con lo spazzolone, va bene? Ma ce n'è uno solo, il tuo, e non so dove l'hai lasciato. In teoria li segna sulla mappa, guarda. Amici, ne trovate uno. Ok, allora, Anna, vai da Alex, io invece sto da Chico. Chico, a che piano sei Dai, situato? Dai, sono tipo quello in alto, il terzo, mi sa. Ok, arrivo, i piani precedenti li hai già puliti? No, c'è ancora la cacca, però non posso toglierla. In quale c'è la cacca, che ci penso io? In tutti, nel terzo in poi, guarda, c'è dietro di te. Ma è anche pieno di macchie d'acqua, qua. Beh, non sono molto efficiente con lo spazzolone, non lo so usare bene. Bravo, vibralo bene così. Vai. Okay. Okay. Aspetta che ce n'era anche altro. Ecco, bravo, bravo. Insisti, insisti. Ok. Bravo. Ma come fai? Aspetta. Vibralo bene nella... capito? Ma si rompe, si storce tutto. Bravo, bravo, stai a fa. Perfetto, okay, andiamo, 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 andiamo. Allora, qui cacca. Sopra è pieno di cacca. Ok, ci vado io, ci penso io che sono il nostro. Che vuoi? Sì, sì. Comunque io ho cercato dappertutto, non ce ne sono di shop. Incredibile, incredibile. C'è solo un ristorante in cui non puoi andare perché sei povero. Magari lì posso shoppare qualcosa, no? No, perché non hai soldi e quindi non ti fa entrare. Cioè, comunque una modalità di Roblox dove non si shoppa, secondo me è un insulto. Ma sì, che prima si shoppava, adesso non puoi più però. Ma nel menu dici che si poteva comprare. Sì, è per forza. Vabbè, qua c'è un altro signore con cui parlare, quindi mi diletterò in questa esperienza. Toglimi lo straccio da testa. Ma che ti dice? Ti voglio sapere. Allora, noi garantiamo qualità, non ci deludere. Pulisci ogni angolo di cacca che c'è in questo convegno di terrapiattisti. È andato male. Vabbè, questo è un ordine questo, cioè non è parlare. No, infatti, non è che ci ha trattato bene, eh. Siamo stati un po' bistrattati in questa modalità. Ma non ci pagano neanche, cioè. Ma poi non... Cioè, io vi giuro, cioè... Sembrerò uno scioppone maledetto, però... Mi sento male. Non... Basta, scioppa, esci. Non ti senti subito. Soddisfatto, lo capisco perfettamente. Sì, ma tu parli sempre in ritardo, Anna. Non è possibile, così, cioè. Non è vero, perché mi dici questo? Perché è vero, perché io dico, cioè, c'hai un tempo di reazione che io mi sto iniziando a preoccupare. Dobbiamo contattare un neurologo. Se c'è un neurologo all'ascolto. Perché non è normale, Anna. Forse no? Devo mangiare più pesciolino, ho bisogno di fosforo. Forse, speriamo, perché se non okay, è quello. Ok, se mi compri il sushi stasera, allora no, già non cercherai di pilotare questa cosa a tuo vantaggio. No, no, assolutamente no. Però è un problema. Cioè, quando io dico una cosa, mi risponde Chico, perché Chico è bello pronto, col cervello. Sì, sono pronto, sono super attivo io. Poi arriva Alex, che Alex c'ha quei due o tre problemi. Anch'io. Poi arriva Anna dopo tre minuti e risponde, come se io l'avessi appena detta quella cosa, ma non è vero, io l'ho detta tipo mille secondi prima, capito? Anna, ma tu... non esagerare, no, non è vero. È vero, certo che è vero, sei sempre lenta. E allora non ti dirò cosa ho trovato su un albero. Una roba da shoppare con i Robux per caso? No, niente da shoppare. Allora non mi... Vabbè, mi interessa, dimmi che cosa hai trovato. Sentiamo. Allora, vicino a dove hai pulito il bagno, c'è un albero con una cosa inzippata dentro. Comunque, andiamo a vederlo. Tanto infatti, mi sono rotto un po'. Ma usiamo queste cassette prima? Aspetta. Rompo io, tiè. Ah,
Mamma mia, aspetta che mi divento di nuovo normale, prendo la cassetta. Andiamo, Cicotto! Vai, sono già qui, dov'è il bagno? Aspetta, prima voglio provare la cassetta. Dov'è il registratore di cassa? All'inizio, mi sa, lettore. Dentro la nostra casetta! Ok, venite tutti all'inizio. Aspetta, vengo anch'io! Andiamo ad ascoltare. Qual è il tassetto? Manca poco al 50 almeno. Vabbè, poi lo facciamo. Cube Cavern è la nostra cassettina, eh. Dove sta il... qui. Questo qui è il registratore. Ok? No. Oh no. La taglio subito. Puttabile. Per carità, poi dopo arrivano i copyrights ed è meglio di no. Anna, facci vedere sto alberone, per favore. Vedi, che mi interessa. Allora, in questo alberone quassù. Però sì? Io ho provato anche dal trampolino e non ci si arriva. Quindi secondo me bisogna cambiare la gravità. Ma scusa, ma dove l'hai vista la roba? È sopra? Proprio sulla là fronda? Là sopra, proprio in cima a quell'albero. Da qua la vedi, da qua la vedi. Aspetta, fatto? Si scioppa! Sì! Scioppa! Ho comprato! Che è successo? Sono stata brava! Oh, ma è diventata... Sì, perché Anna, sei stata bravina! Calco. Aspetta, devo prendere io quell'item! Da qui sopra si sale, da qui sopra, dalla casetta! Aspetta, fermi, non toccatemela, perché... Devo prendere... Vai, devi salire là! Hai detto, sono bravissimo! Dai! Prima c'ero riuscito, vi ma giuro! Ma dalla casetta! No, guarda, arrampicati o sulla casetta o su uno degli alberi più bassi! No, vedi, ho capito, fermi, aspetta! Ma senza spallarti, cioè! Opla! Sbattuto, mannaggia a me! Aspetta, mi spallo! No, non pallarti, dai! No, no, non pallarti, che non ce la fai, se no! No, esci no, le raga, gambe, mi sto arrabbiando, gambe. mi sto arrabbiando! Bravo, bravissimo! Ok. L'altra? Ok! Vai, perfetto, cosa c'è? È una pala! Scava tutte cose! Sì! C'è un tesoro! Togliamo la gravità così, però, che è bruttissima. E ci dobbiamo anche fermare perché il video è terminato. Fate no, di sapere. No. Purtroppo sì. Se volete ancora, vogliete un'altra volta questa bella mappa di pulizia. Nel caso contrario, non la faremo più. Nel caso favorevole, la rifaremo. Ma per questa volta. Anche tutto. Perché c'è una cassetta segreta qui. Non le vogliamo ascoltare, le cassette. Lion e la gang della pulizia. Se avete bisogno di qualcosa di pulire, chiamateci. Cico è bravissimo. Out. Ciao.